No, no, perfetto. Ok, è orizzontale. Buongiorno a tutti. A ricordare e rivedere le stelle. Questo è il titolo che Libera e Reso Pubblico hanno scelto per la 26esima edizione della giornata della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dal 2017 è riconosciuto ufficialmente come giornata nazionale da una legge dello Stato. Purtroppo la situazione che ci vede vittime di questa pandemia ci impedisce di celebrare questa giornata secondo consuetudine, ovvero con un'iniziativa di piazza aperta a tutti. Pur dovendo sottostare alle necessarie restrizioni di questi giorni, abbiamo voluto comunque celebrare questo momento di memoria e di riflessione nel ricordo delle tante innocenti vittime di mafia. Le mafie hanno prodotto migliaia di morti, continuano ad inquinare il tessuto economico e sociale dei nostri territori, a produrre sofferenza e purtroppo si stanno rafforzando in questo momento di pandemia. I dati che emergono dalle indagini, dalle relazioni della Direzione Investigativa Antimafia, della Procura Nazionale Antimafia, ci dicono che proprio l'emergenza Covid si sta configurando come una grande occasione per le mafie per aumentare la loro penetrazione nell'economia legale del nostro Paese. La gestione dell'emergenza sanitaria che sta inevitabilmente assorbendo ogni energia per la sua complessità non può essere l'alibi per spegnere il faro della legalità. La lotta alle mafie e alla corruzione deve essere una priorità della politica, perché il grande lavoro che stanno facendo la magistratura e le forze dell'ordine, a cui non a caso oggi abbiamo chiesto di essere presenti e che saluto e ringrazio davvero per la presenza, da sola non basta. Serve la mobilitazione di tutti e serve che si sviluppi anche nel nostro territorio, che abbiamo scoperto non essere un'isola felice, una coscienza civile trasversale a tutte le forze politiche e a tutte le categorie, a partire dai politici, naturalmente passando appunto per le categorie economiche, le libere professioni fino ai semplici cittadini. Lo dobbiamo a noi stessi, ma soprattutto lo dobbiamo ai giovani, ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, qui rappresentate oggi dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, ai quali non possiamo sottrarre un altro pezzo di futuro. Oltre che alle vittime innocenti delle mafie, questa giornata vuole rappresentare l'impegno per una società migliore, libera dal virus della corruzione e del malaffare, e per questo la dedichiamo a loro. Io do la parola al signor Sindaco, Andrea Ceresan, per il saluto a nome della città. Buongiorno a tutti, ringrazio Francesco dell'organizzazione di questa giornata, che ha un nome lungo ma pieno di significato e che poi si concluderà con la lettura di alcuni nomi di vittime di mafia. Sono più di 1000 in totale. Il contesto ideale è quello del silenzio e del sentire risuonare questi nomi. Dentro a ognuno di questi ci sono state delle vite vissute in alcuni casi proprio per lasciarci una memoria di impegno. Il nome della giornata è complicato, però è anche molto significativo e io lo riassumo in due soli passaggi. Non c'è impegno se non c'è memoria, se cioè non poniamo la mente a quello che taluni hanno testimoniato e che ci invitano a fare la nostra parte. E non c'è memoria, non c'è rispetto per le vite sacrificate, se non c'è anche l'impegno. Quindi questo è il senso di questa giornata che felicemente coincide con l'inizio della primavera, che è per antonomasia il segno della speranza. E con questo io, ringraziando i presenti e a nome di tutti,
Vi auguro una buona primavera e una grande speranza. Grazie Andrea, la parola a Laura Paloni, rappresentanza di Libera. Buongiorno. Il 21 marzo non è mai stata una data fine a se stessa, ma sempre la tappa di un impegno che dura 365 giorni all'anno. Dovunque i cittadini vivano quella responsabilità per il bene comune, che è il primo antidoto al male delle mafie e della corruzione. Le vittime innocenti delle mafie non vogliono essere solo ricordate, vogliono che continuiamo il loro impegno, che realizziamo le loro speranze. Tra i soggetti che continuano questo impegno vi è l'Associazione Libera, che dal 1995 promuove la nascita di presidi in tutto il territorio nazionale, per far sì che la consapevolezza del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso ne permetta il contrasto attivo. Aderendo alla proposta dell'Associazione, noi, un gruppo composto da giovani e meno giovani, vogliamo portare l'attenzione sui fenomeni di illegalità, in particolare quelli mafiosi. Ricevuto il testimone dal vecchio preside di Libera, abbiamo deciso di incontrarci, perché sentiamo la necessità di approfondire queste tematiche e così dare, a breve, nuova vita al preside di San Donato. Siamo consapevoli del fatto che la mafia non è un fenomeno che riguarda solo il sud, ma che si può incontrare nel quotidiano, dato che essa è ormai radicata e opera anche nei nostri territori. Sta a noi avere la capacità di riconoscerla e contrastarla, senza farci sopraffare da essa, per non diventare né vittime né complici. Per questo però è necessario tutto il sostegno delle istituzioni, oggi qui rappresentate dal sindaco che ringraziamo. Inoltre ringraziamo i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, i rappresentanti dell'Avviso Pubblico e le forze dell'ordine. Uno tra gli obiettivi principali che ci siamo posti è quello di favorire la nascita di una rete tra le realtà del territorio, come le varie espressioni della società civile, i sindacati o le associazioni di categoria, per tenere alta l'attenzione sui comportamenti mafiosi, al fine di arginare e contrastare l'insorgere dell'illegalità. Inoltre riteniamo importantissimo sensibilizzare la comunità, a partire dalla formazione nelle scuole, coinvolgendo altri giovani in questo progetto. Infine, vogliamo lasciarci ispirare dallo slogan scelto da Libera per questo 21 marzo, che è a ricordare e rivedere le stelle, e che vuole essere un inno alla vita, allo sguardo verso un orizzonte migliore da costruire insieme, a partire dalla memoria di chi quella vita ci ha lasciato, come un testimone nelle mani di un corridore che deve vincere la gara più importante, quella per l'affermazione del bene comune. Invitiamo tutti coloro che condividono questa volontà di farsi parte attiva unendosi a noi. Grazie mille. Grazie Laura. Ora la parola a Matteo Parrotta, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Buongiorno a tutti. E ci tenevo a far presente che questo tema è stato affrontato anche dal Consiglio, che in questo periodo ha ragionato sull'importanza del tema e della parola stessa. E lo slogan che abbiamo scelto per portare avanti la nostra iniziativa è "Uscimmo a rivedere le stelle", ispirata a Dante, che secondo noi meglio poteva riassumere l'importanza che ha per noi tutto questo. E speravamo che questo potesse rendere partecipi tutti voi e quindi cercare di rendere il più possibile importante questo giorno. Grazie. Grazie Matteo. Di norma la giornata della memoria dell'impegno prevede che dopo gli interventi vi sia la lettura del lungo elenco di vittime innocenti, sono più di 1000. Quest'oggi, nonostante le restrizioni che stiamo vivendo, non avendo il tempo di leggere tutte, ne leggeremo alcune. Secondo questo ordine, allora darei la priorità ai comandanti delle forze dell'ordine, il capitano dei carabinieri Brasi, il capitano della Guardia di Finanza Santucci e poi il comandante della Polizia Locale Caristiato. E poi a seguire, secondo questo ordine, come sarà? Quindi Marta, Matteo, Andrea, Laura e poi concludo io. Grazie.
Giuseppe Tommarito, Pietro Morici, Bruno Caccia, Rocco Chinnici, Salvatore Bartolotto, Mario Trapassi, Stefano Isacchi, Sebastiano Longhi, Francesco Imposimato, Domenico Cenieto, Antonio Cristiano, Nicandro Izzo, Gioacchino Crisafulli, Francesco Brunetto, Salvatore Zangaro, Patrizia Scifo, Vittorio Scifo, Luigi Cangiano, Elia Pipitone, Simone Di Trapani, Giuseppe Bertolà, Domenico Cannatà, Serafino Trifarò, Francesco Pugliese, Pippo Faro, Renata Fonte, Crescenzo Casillo, Giovan Battista Altobello, Lucia Cerrato, Anna Maria Bravo. Rogero Rapiana, Antonio Gomez, Pasquale Felicello, Marco Tonesca, Ferdinando Barbaraccio, Marcella Milenari, Sergio Esposito, Andrea Esposito, Tobia Perez, Antonino Pontari, Piero Carpita, Luigi Ricalcati, Giuseppe Sottile, Luigi Volpe, Nicola Ciuffrelli, Antonio Cianzi, Cristina Pavesi, Salvatore Pellegrino Cappella, Valentina Guarino, Angelica Pippari, Giuseppe Sceusa, Salvatore Sceusa, Vincenzo Leonardi, Antonio Carlo Cortopano, Angelo Riccardo, Demetrio Quattrone, Nicola Soverino, Andrea Savoca, Domenico Rondò, Giovanna Sandra Stranieri. Michele Cianci, Domenico Bulla, Giovanni Cento, Filippo Parisi, Cosimo Valente, Domenico Pizzese, Salvatore Aversa, Lucia Crescenzoni, Paolo Borsellino, Antonio Rossi, Fortunato Arena, Claudio Pezzuto, Salvatore Milano, Giuliano Pazzelli, Giovanni Falcone, Francesco Murillo, Rocco Piccillo, Antonio Montanaro, Vinto Schifano, Paolo Borsellino, Agostino Ciccate Catalano, Enti Walter Cosino, Emanuele Noi, Vincenzo Murillo, Luigi Sapir, Eligio Campinelli, Pasquale Di Lorenzo. Nadia Menzoni.
Caterina Capolicchio, Domenico Mincipra, Carlo La Catena, Stefano Riccardo Conte, Antonino Vassallo, Francesco Nazzo, Giorgio Valone, Luigi Iannotta, Antonino Sparta, Salvatore Sparta, Pietro Vincenzo Sparta, Giuseppe Marino, Antonio Mazza, Fabio Garota, Michele Molfetta, Diego Passolini, Giuseppe Sapienza, Vincenzo Garofalo, Antonino Fabio. Annunziata Pesce, Lucia Ferrara, Luigi D'Alessio, Rosa Visone, Nicolò Piombino, Antonio Salzano, Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Gennaro Musella, Giuseppe Lala, Domenico Vecchio, Antonio Valenti, Rodolfo Buscemi, Matteo Rizzuto, Silvano Franzolini, Luigi Di Banca, Salvatore Raiti, Giuseppe Di Lavoro, Antonino Burrafato, Salvatore Nuvoletta, Antonio Annaturo, Pasquale Paola, Paolo Giaccone, Vincenzo Spinelli, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuele Setti Carraro, Domenico Russo, Calogero Cucchetto, Carmelo Cerruto, Simonetta Lamberti. Peppe Diane, Ilaria Alpi, Miran Novati, Luigi Bodenza, Maria Teresa Pugliese, Giovanni Simonetti, Salvatore Bernici, Francesco Maniscalco, Nicola Scrin, Melchiorre Gallo, Giuseppe Russo, Cosimo Fabio Mazzola, Liliana Caruso, Agata Zucchero, Leonardo Santoro, Palmina Scamardella, Antonio Novella, Francesco Aloi, Francesco Bruno, Saverio Liardo, Antonio D'Agostino, Angela Costantino, Carmelo Mandi, Rosario Mauriello, Muru Sinan Papu, Francesco Marconi, Serafino Famà, Gioacchino Costanzo, Peter Ibule Onghedeche, Fortunato Correale. Attilio Manca, Francesco Rossi, Attilio Romanò, Francesco Fortunio, Giuseppe Riccio, Daniele Olimeni, Gianluca Congiusta, Peppe Tunevic, Emilio Albanese, Fortunato Carosa, Salvatore Guglione, Daniele Del Core, Loris Di Roberto, Rodolfo Pacilio, Michele Landa, Antonio Palumbo, Anna Kutowskaja, Giuseppe D'Angelo, Luca Cottarelli, Luigi Sica, Francesco Gaito, Umberto Improta, Giuseppe Veropalumbo, Luigi Rende, Carmela Fasanella, Romano Fasanella, Domenico Denittis, Filippo Salvi, Mario Costabile, Domenico Oviello. Abbiamo concluso questa celebrazione, io ringrazio i presenti, ringrazio il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, ringrazio Libera, ringrazio il Sindaco e ringrazio i comandanti.
comandanti delle forze dell'ordine, la cui presenza è stata davvero importante. Come segno di gratitudine, insieme al sindaco vorremmo consegnarvi un libro che raccoglie i 10 anni di attività dell'associazione Avviso Pubblico. Una copia ai ragazzi. Bene. Grazie, buona giornata dell'impegno e buona primavera a tutti.